Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi. È importante andare a votare perché lo sviluppo dell'Italia passa attraverso l'Europa. Come si vota? Con la matita, abbiamo un potere fortissimo, scegliamo il Movimento 5 Stelle perché effettivamente è l'unica alternativa a questo sistema di partiti che praticamente non hanno distinzioni perché si accordano tra di loro per interessi che sono di grandi poteri finanziari. Scegliamo il Movimento 5 Stelle, facciamo una X sul simbolo e poi indichiamo anche delle preferenze. Bisogna ricordare che con queste elezioni si possono indicare fino a 3 preferenze, le quali però non possono essere tutte e 3 dello stesso sesso, non si possono votare 3 donne o 3 uomini nella stessa scheda elettorale, bisogna scegliere o 2 donne e un uomo o viceversa 2 uomini e una donna. Questo perché il PD ha voluto una tutela delle quote rosa, delle donne. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato che questa è una prassi veramente inutile. In Liguria non abbiamo avuto bisogno di quote rosa, sono state scelte dalle nostre primarie 3 donne. E c'è un piccolo problema relativo alle votazioni, nel senso che con queste elezioni non si possono scegliere 3 candidati, esprimere 3 preferenze dello stesso sesso. Però è possibile scegliere nell'ambito dei candidati che sono della circoscrizione del Nord-Ovest, per esempio, altri candidati che non sono liguri ma che corrispondono a questa combinazione di sessi. Per esempio 2 candidate donne e un uomo, oppure 2 uomini e una donna. Volendo si possono anche non indicare preferenze, segnare semplicemente il simbolo con una croce. Il 25 maggio andate a votare il Movimento 5 Stelle, scegliete i curricula che sono pubblicati sul blog, secondo quelli che vi sembrano più opportuni, più consoni a rappresentare i cittadini italiani al Parlamento europeo, ma è importante soprattutto andare a votare il Movimento 5 Stelle. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.